ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi un video un po' che nasce per caso, perché vi devo raccontare un attimino com'è nata ovviamente l'idea di questo video. Ero a Milano a casa di un amico, erano circa mezzanotte e mezza. Dopo 4 spritz del pomeriggio, una cena al sushi incredibile, una bottiglia di vino e un paio di bicchieri di amaro, ci siamo ritrovati insieme a questo gruppo di amici davanti a un computer di notte, non sapendo che cosa fare. Cosa abbiamo deciso di fare? Ovviamente andare su Omegle. Lì è successo il panico, ragazzi. Con le prime 2-3 cose che sono successe non le ho registrate. Poi ho detto fermiamo tutto, perché devo assolutissimamente registrare. Purtroppo però, come sentirete dal video, il microfono che era settato su OBS non era quello professionale, ma era quello della webcam, quindi l'audio si sentirà un po' male. Tuttavia diciamo che è comprensibile, e nei punti dove c'è proprio un casino pazzesco ci saranno sicuramente dei sottotitoli. Quindi scusate per questo piccolo inconveniente. Sapete che non è da me, ma ho settato OBS in un secondo e non ero perfettamente brillo. Vi faccio vedere quello che è successo, perché secondo me fa un botto ridere, soprattutto per la gente che abbiamo trovato, raga. Cioè era qualcosa di fuori di testa. Buona visione. No bro. No bro. Ma è quello di TikTok? Sì, è lui, è lui. Quello di TikTok? Ma chi? Ma che c***o sei? Sei tu, sei tu. Ex Frattini. No bro, aspetta un attimo, aspetta. No, un aspetti un cazzo. No, 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 no. Jumpy, stai zitto. Compa, che cazzo fai con Omegle alle 2 all'una di notte qua? Zio, c'ho il Covid, Jumpy, c'ho il Covid. No, porco. Sto male, sto male. È sto Omegle che dovevi farti le con le f***e. Che vuoi fare? Sì, sì, stavo cercando una Però meglio, devo dire la verità, meglio così. Dormi. Devo dire che è una bellissima pelata. Tormi ti dice che è una bellissima pelata. Vorrei leccartela. Guarda che appiccicosa, te lo dico io. Guarda, gliela faccio uno toccare, vieni qua. La sta leccando. Ma che cazzo stai facendo? La sai. A posto. Bene. Aspetta, lo usi come transizione al video. 20 anni e 22 centimetri, per figa. Complimenti. Fammi vedere sto bello... No, fratello. No. Ah, ridi, ma che cazzo ridi, pezzo di schifoso. Ma perché? Che un hacker. Attenzione. Che succede? Che succede? Che stai facendo con questa maschera? Dimmi un po' che stai combinando. Hai le cuffie dei Fnatic, quindi sei un vero nerd. Ma è un pro player. Perché questo? Attenzione, c'è di legge. Nerd rosso. Grosso. Allora, vi conosco tutti, raga. Ci conosci tutti? Sì. Allora, ci dite i nomi di tutti. Io come mi chiamo? Vai. Compare, buonasera, buona bevuta innanzitutto. Cheers a te. Ma lei mi è Jumpitech? Chi è Jumpitech? Non lo conosco. Neanche io non ho la minima idea di chi lui sia. Ma quello di TikTok? È quello che... No! Mi dai e ricevi in cambio. No, non sono io. Non sono proprio io. No, vabbè, non ci vai qua tuo amico, lo fa. Sono qua perché stavo cercando di prankare gente a caso. Stai cercando di prankare gente a caso. E sono mio prank, sì. Vai, prankami. Bene, allora, la vedi. Non ho idea di come si suoni questo, il prank. L'ho comprata ma non la so suonare, mi dice. Ah, giusto. Vai. È finito, è questo il prank. È questo il prank. Un prank di merda, non fa, mi dispiace, cambia prank. Vai, stupiscimi, mi devi far ridere in un modo. Mi fa ridere, ti regalo 100 euro. Ok, ok. Ti faccio ridere. Vediamo. Vai, Frank, che c***o c'avevi suo amico a quest'ora della notte? Ma si stava s***o, ma lascialo. Ah, chi stai facendo le pippette, eh? No, comunque non mi sto masturbando su nessuno, che ho il c***o talmente piccolo che non si vedrebbe nemmeno il camo, quindi non... Ragazzi, io qua farei una preghiera per il ragazzo, una preghiera. Ci dispiace, ragazzi. Io sto qui con te, è la prima volta che mi vedi. Ciao papà, buonasera. Bella, volevo farti una domanda al volo. Sì. Un quesito. Allora, cos'è giallo ma se premi un pulsante diventa rosso? Cos'è giallo ma se premi un pulsante diventa rosso? Il c***o, impossibile. No. Impossibile, ok. Il semaforo? No. Assolutamente no. Se vi arrendete ve lo dico, tranquilli. Un cinese? Assolutamente no. Assolutamente no, Matteo. Allora che c***o è? Me lo riveli? È un pulcino in un frullatore. Quello di TikTok! No, sei tu, fra! Sei tu, bro! Ma fa male, male già! Quello di TikTok! Sei tu, bro! No, è lui! Animali! Fra, ma che
sei? Ma siete per strada? Dove siete? No, perché siamo per strada. Per strada. Ma di dove siete, picciotti? Di Bari, vicino. Di Bari, oh bello, 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 bello. Oh, lui è di Bari, Bari. Oh, scommi, sono di Bari, vieni qua. Dai, mi faccio in barese. Fra barese mi conoscete. Se schicchiere. Ma mettere Tremone, uè, Tremone. Ciao, ciao, belle, belle, belle signorine. Ciampi! Io ti do vedere. Forza Mariembo! Voglio serio perché vengo un dopo e ti ammazzi. Ma l'hanno menato. Oh, Maronna sì. Oh, non ha qua pa' itiano. Che è il mio ibalismo? Acqua pa' itiano. Oh, non c'è la pura lì. Io non c'è lui. Mi aspetta. Ma è giallo, ma è giallo, ma è giallo. Runa sì, ti sta dopo ci hanno. No, che ti sta mangiando? Io, babbi, bambà. La cannuccia del tè. Ciao. Botte. Siamo botte. Schippo se siamo botte. MF. Vediamo che succede, prova a vedere. FF. Io mi chiamo Stefano. Io mi chiamo Daniela. Tu mi senti? Sì, Caltagirone. Dove è Caltagirone? Non c'è. No, esiste Caltagirone, ragazzi. Esiste Caltagirone. Tu mi senti? No. Non ti sento. Va bene uguale. Ma mi piacerebbe sentirti. Di Napoli vieni in Spagna per lavoro. Ecco, è rimasto senza soldi adesso, guarda. E poi parla. Oh, frate! Chi sono? Jumpitech. No, intanto sono Murri, non mi scambiare per Jumpitech, innanzitutto. Bello! Aspetta, il personaggio è da sbloccare, non si vede ancora. Ma chi è, un uomo o una donna? È un uomo. No, è un uomo. Una donna. No, siamo clementi con le donne, ragazzi, perché fino adesso abbiamo trovato solo Marrucci. Buonasera. Quindi, buonasera, signorina, buonasera. Cosa fa qui su questo sito? Benissimo. Buonasera, signorina. Cosa facciamo in questo sito a quest'ora? Niente, giravo così a caso. Girava così a caso. Interessante. E guardi qui cosa ha trovato. Pazzesco. Che bella ragazza, Ma siete tantissimi. Di dove lei? Mi dice qui il pelato di dove lei? Marche. Delle Marche. Attenzione. No, amiche lontana. Beh, io ho già fatto il collegamento, ragazzi. Noi siamo una gang. Può diventare bang e le ci mi dissocio. Mi dissocio. Indoviniamo il nome, allora. Samantha. Aspetta, un indizio. No. Un indizio. Eliana. Un indizio. Sì. C. Con la Carol, C. Carol. Chiara. Carmen. Carol. Sì. Come? Carmen. È nata in Italia, lei, mi dicono. No. Cerchiamo di indovinare da dove arriva. Ok, da dove arriva? Santo Domingo. Aspetta, continente, secondo me, Sud America. Bravo. Argentina. Colombia. Argentina. Brasile. Brasile. Balneario Camborao. Brasile. Brasile. Del Brasile. Conosce Brazzo. Carmen brasiliana. Chi si conosce Brazzo? Ma conosci per caso una certa persona che si chiama Brazzo Crew? Anni. No, non si può. No, non ce lo può dire, quindi dobbiamo indovinarlo. No, non si chiedono mai gli anni di una donna, però dobbiamo indovinare. Assolutamente. Ok, indovinare. Allora, secondo me. 25! No, di più. 18. 23. Tra poco estraiamo anche il codice fiscale se continuiamo a fare domande. Poi tu. Ma poi finisce su YouTube. Finisce su YouTube? O su YouPorn, dipende come potrebbe finire la situazione. Minchia, mancava questo visto solo le miss. No! Scusa, se ci vedevamo da vicino mi dovevi sputare in faccia, per favore. No! Beh, ottima perversione, ragazzi. No, mi dissocio, no, nel culo no. Chiami tua madre, dici mamma, sono in live con Gianni, sì, vedi che ti dice. Mamma, aspetta, devi aspettare, sto in live con una persona. Stai zitta. Quella è una pentina d'erba comunque, se ti interessa. Tentaria, ti vedo che ti interessa, compa. Ti vuoi formare i campioni rossi così? Quanto vuoi, tieni. Quanto vuoi. Attenzione, questo cash dove viene? Ragazzi, questo cash dove viene? Dove proviene questo cash? A Napoli. A Napoli si fa un lavoro. Che lavoro si fa a Napoli? Il lavoro più antico del mondo? No. Aspetta. Vai. Questo è rubato, fratello.
tutto rubarlo. Top. Queste sono le AirPods rubate pure. Top. Sembrano i carabinieri quando indicano le refurtive. Sì, polizia postale, grazie. Sì, suonami, fammi un pezzo, vai. Conquistami. Fai schifo. Aspetta, un gioco, un trick, un gioco da cabarettisti. Perfetto, gli fuma la testa. Apri il cappello. No. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente era un video così goliardico, fatto per scherzare. Non so cosa ne sarà uscito da questo video. Non so che momenti avremmo tenuto, avremmo scartato. E se voleste vedere altri video su Amigo, ragazzi, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Magari ci inventiamo qualche cosa strana su Amigo, perché vi giuro che è troppo divertente.